Ciao, ciao, ciao. Come andate? Prendo una roba da mangiare al volo. Ah, va bene. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. No, fermi un attimo. In realtà non stavamo andando a mangiare. La nostra vera destinazione era il tatuatore. Perché poche ore dopo sarebbe successo questo. Sì, bro, adesso lo sento. Ora inizio a sentirlo abbastanza, bro. Ora così dovrebbe essere il punto che fa un po' più male. Io e Sara abbiamo sempre voluto farci un tatuaggio insieme. E quindi oggi è arrivato il grande giorno. Ah sì, mia mamma e mio papà non sapevano assolutamente nulla. Velocissimo, perché abbiamo mezz'ora di tempo per arrivare lì, siamo super in ritardo. Ma dov'è il posto? A Lissone. Sai dov'è Lissone? Dove c'è la strada Spausa, ragazzi. Sì! Let's go! Ma prima di andare vi voglio far vedere la nuova macchina di SOS. Nei commenti, guardate qui, il nuovo bolide di SOS. Quindi basta più Mercedes, abbiamo la nuova SOS car. Commentate e scrivetemi cosa ne pensate. Sei agitata per questo tatuaggio, Sara? No, però ho paura del lago, paura che mi faccia male. Il lago fa tanto male. No, dai, non prendi in giro. Lago fa male? No, Gigi, il lago fa male. Allora, lago fa malissimo, non male. Dovete sapere che mia sorella ha super paura degli aghi, ha veramente una paura incredibile. E oltre a quello ha anche paura che il tatuaggio le faccia male. Per questo motivo noi abbiamo adottato una tecnica per fargli credere che gli farà malissimo e terrorizzarla prima di farlo. Cioè, se ti prende nel punto sbagliato fa veramente male. Ma qui dite che fa male? Madonna, lì sì! E non sto scherzando, no. Lui ha pianto, esatto. Ma invece i miei come la potranno prendere? Esatto. Perché non l'avete detto prima? Perché se mi incazzavo! Poi a me non mi preoccupa neanche tanto mio padre, perché lo vedrai più o meno, bene o male. Già gli avevano detto tempo fa che volevamo fare un tatuaggio. Il problema è mia madre. Mia madre invece non sa veramente nulla. Si prenderà un po' male, SS Giochi. L'ultima cazzata che faremo e poi saremo cacciati completamente di casa. Ma pensandoci, mi sono veramente bravi. Con tutte le cose che ho fatto mi hanno ancora cacciato. Manca poco, ma non mi hanno ancora cacciato. E dopo mezz'ora di viaggio finalmente siamo arrivati. Allora, però prima di entrare, siamo appena arrivati dopo mezz'ora di macchina, voglio farti vedere i punti peggiori dove si possono fare i tatuaggi. Ok, ti posso dire, io ho già sbirciato. Ok. E non è il peggiore, no. Ok, tu, anzi, in realtà noi dove lo vogliamo fare? Qui, noi lo facciamo. Io ho due idee. Allora, o qui o qui. No, a me qui non piace. Per me, per le ragazze, è più bello qua. Cioè, okay. Io lo farei qua. Ok, io invece lo farei qui. Quindi come la mettiamo? 50-50. Ok, insegno come fare. La decisione sta a SOS. Allora, dove si fa? Sincero, dove si fa? Io so cosa volete farvi. Ok. E secondo me, effettivamente, pensandoci, è un po' troppo lungo farlo qua. Rischiamo che venga fuori una roba fatta male. Quindi, meglio farlo lì. Qua. Possiamo vedere come da questa foto. Allora, attenzione, perché sul polso effettivamente è verde. Quindi dovrebbe fare meno male di tutti. Ok, però diventa anche giallo, esatto, piano. Io ti posso dire che l'ho fatto qui e raga, in questo punto qui dove ci sono le vene fa veramente male. Comunque andiamo, cioè io mi rendo conto che qui è molle andiamo. Quindi potrebbe far male. Dato che mia sorella è agitata per il primo tatuaggio, so che mi dico, mi fa male, non fa male, ci rimettiamo l'anestetico? No, dobbiamo preoccuparla. Lui è il tatuatore e si chiama Giuseppe e ora gli voglio spiegare il mio piano. Devi dire che fa, dire quando lei ti dice il punto, gli dici mi fa super male. E la devi proprio fare in paranoia un sacco. E quando lo farò prima io, ok? Io farò finta di fare. Che fa malissimo. Non è che poi non si tatua più. No, lo fa. Okay. Okay. Ok, va bene. Va bene. A posto. Grandissimo Giuseppe, ha subito capito anche lui il piano, raga. Lui, ve lo dico io, è uno come me, è uno frenetico come me. Allora, noi quello che dobbiamo fare è molto facile. Innanzitutto la zona, ok? Perché non è quella qua. Esatto, lo chiedo anche per lei, perché lei è un po'. Sì, io muoio degli anni, te lo dico, quindi sarà. In questa zona qui fa male. Fa male. Ma come non fa male? Mi sa che non ha capito il piano. Ah, perfetto. Sto scherzando, in realtà è una delle posizioni più dolorose. Dai. Veramente? È una delle posizioni. C'è l'osso, questa è una delle posizioni che fa più. Hai visto che non stavamo scherzando comunque, Sara. E guardate già la faccia di Sara. Non voleva veramente più farlo. Però comunque è una posizione che si tappano tanti, quindi possiamo farlo tranquillamente. Però fa molto male, sì. Ma vabbè, tanto una roba. Allora, lei non se l'aspettava. Vabbè, oh. Dai, dipende anche da quello che fai, su. Vuoi che lo faccio prima io? Ah, vogliamo farlo qui, quindi? Sì. Non ci credo, le nostre paranoie si stavano avverando. Sara non voleva veramente più fare il tatuaggio. Dai, io devo cambiare. Non posso farmi male, assolutamente. No, vabbè, lo facciamo qui. No, a me invece il problema è che... No, a parte si cazzi, veramente, anche fare l'esame di sangue non riesco, figura di tatuaggio. Ma la del tatuaggio comunque va ancora più in fondo. Dai. Adesso non è detto. Ma va, facciamo così, faccio prima io quello. Sì, dai, ci sta. A parte lui, che almeno ti prendi coraggio, poi... Esatto. Qui dietro invece fa... Anche lui fa molto male. Vabbè, non è possibile. Non ce l'ho. Quelle vabbè è un e vabbè di disperazione. Già inizio a... Vabbè, vai. L'idea era questa. Noi
vogliamo fare una scritta che dopo vedrete. Ma intanto ci stavamo studiando un piccolo particolare da aggiungere alla fine per personalizzarcelo ancora di più. Si può mettere una sole, una piccola luna, un piccolo policino. Si può mettere una piccola coroncina. E abbiamo scelto due piccole coroncine. Quindi abbiamo scelto il font, abbiamo scelto la scritta, abbiamo scelto anche la coroncina che vogliamo mettere e la personalizzazione. È arrivato il momento di provare a vedere se ci sta bene e poi effettivamente di farlo. Va bene, la dimensione è perfetta infatti. Però sei pronta? Sei pronta? No, ascoltami. No, allora ascoltami. Guarda che... Tu prova a far finta di urlare, perché fa male, sì, perché ti conosco. Che fa malissimo, che fa malissimo. Fermo, prima di continuare il video controlla di essere iscritto al canale. E se non lo sei, fallo subito. Sono contenta, però me la sto un po' facendo addosso. Sono contenta, ma me la sto un po' facendo addosso. Perfetta, questa era proprio la frase che volevamo sentire. Vuoi mettere l'anestetico? Sì. Non ce l'abbiamo. Che grande Giuseppe, che grande. Tra l'altro guardate, questi qui sono tutti i premi che ha vinto. Non mi ricordo esattamente in quale categoria, in cosa eccetera, perché non sono un esperto. Però guardate quanti premi ha vinto. Lui è uno veramente veramente forte. Hai paura degli aghi? Quanto sei agitato da 1 a 10? 7 e mezzo, 8 dai. Ok. Però ci sta pinta che provare a fare uno dei punti più dolorosi. Fai silenzio per favore. E ora si inizia con il tatuaggio. Raccomando, chiaramente parto prima io perché volevo far vedere un po' Sara che era, non era così brutto. Sara. Anche se qualche scena, qualcosa l'ho fatta proprio per farla un po' cagare. Sara, però qui tu, non so che fine fai, ma porco due. Qui tu non so che fine fai, raga, sono un attore nato, non è vero. Meglio dell'altro o peggio? No, questo è il peggiore di tutti, insomma. Non è assolutamente vero, il peggiore è stato questo qui, ragazzi, perché qui dove ci sono le vene mi ha fatto molto male. Però dovevo fare la scena. Sto proprio, cioè, sto immobile, non vedo il solato, Sara. E Sara sempre di più non voleva farlo e voleva cambiare idea. Ma ormai non poteva più perché io già me lo stavo facendo. Qui stavo facendo un po' di facce strane e un po' esagerate proprio per far cagare ancora di più Sara. E ad una certa effettivamente non voleva veramente più farlo. E infatti ha detto questo. Ho paura. Sono convinto che più si avvicina al tipo alla corona e la roba peggiore. Ma ora approfittiamo di fare qualche domanda a Giuseppe. È mai capitato che qualcuno svenisse mentre lui fa il tatuaggio? Praticamente lo stavo tatuando sull'avambraccio. Sto scherzando. Sì, eravamo intorno a stato una qua. Ho fatto la prima linea, proprio la prima linea. Lui era davanti a me, mi ha guardato negli occhi e mi ha svenuto proprio guardando negli occhi. Tipo ha cominciato a barcollare così, a tremare. Ha cercato di afferrare me. Io mi sono anche un attimo, ovviamente l'ho tenuto, però questo qua cadeva per terra altrimenti. Guardate la faccia di Sara mentre lui racconta, è terrorizzata. Si è praticamente svenuto mentre... Sì, si è lasciato andare. No, non sono a questo livello, sono tranquillo, dai. Stai tatuando la... Cosa stai tatuando? Sì, siamo vicini alla corona. Minchia, però adesso lo sento, ora inizio a sentirlo abbastanza, però. Io ho una soglia del dolore che è... È alta? No. Adesso siamo sul bosco. Lo sento di brutto. Fa male, Luca? Sì. Sei tranquilla? Lui ti ha già fatto, non puoi abbandonarlo. No, esatto, ormai basta. Non si torna più indietro, sai? No, io ormai l'ho già fatto, abbiamo fatto il tatuaggio in due, quindi non può tirarsi indietro proprio in questo momento. Doveva per forza farlo anche lei. Il tatuatore è bravo, il risultato è sicuro, no? Io non lo vedo ancora, bello Sara? Sì. Tu me? È vero. Vuoi vedere Sara, vieni qua. Attenzione, allora. Reazione al tatuaggio. Molto bello. Guarda proprio questa reazione. Molto bello. Bello. Che bomba. Super figo, cazzo. Vedi, è bello. Sì, sì, si vede proprio che è bella. Ti rimane però, rimane sempre ciccia. Che hit. E questa è la frase che ci siamo tatuati. You'll never be alone. Visto che io e mia sorella appunto siamo molto legati, abbiamo deciso di farci questa scritta insieme. Però ora torniamo a noi perché era arrivato il suo momento. Ora però sarà invece il tuo turno. È il turno che tutti stavano aspettando. Quindi, sei pronta? No. Vai, forza, dai, è il tuo momento. O sai che comunque un po' mi sei c'è un po'. Senti un po' di stabilizzato. Tutto. Sì, come spacca. È perfettamente nel centro. Sì, è perfetto. È perfettamente riguarda. Cioè, è proprio una linea omogenea. Dici che non è troppo grande? No, è la stessa dimensione sua. No, aspettate un secondo. Ma come mi sembra troppo grosso? Non è il mio... Perfetto. Sì. Vedetelo così in alto un attimo. Sì, dai, effettivamente sì, vero. No, anche perché lui l'ha fatto, non puoi cambiare. No, esatto. Cioè, la sua succedeva. Se vuoi possiamo mettere un po' di fissante. Paura. Sei agitata? Sono super agitata. Quanto sei agitata? Sei tanto agitata addirittura? Ma sai che sì, non so perché, sono un po'. Guarda, sei 15 volte io non lo voglio fare. E d'altro è stata una sua idea, attenzione. No, allora, è bellissimo. È super figo. Diciamo è bellissimo, il problema è che mi scusa. Da 1 a 1000 che ti fa lui la corona. Da 1 a 100. 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 Sì. Vai. 3, 2, 1. 2.
Vittoria. E ora è arrivato il momento di Sara. Vai. Siamo pronti? Sei pronta, Sara? No. Addirittura. Anestetico non si può più mettere, vero? Non devo guardare. Addirittura. No, fidati, non devo guardare. Facciamo vedere l'ago. Ma quanto appunto? No, per favore. Ma quanto appuntito sto ago? Ma questo ago è ma... enorme. No, no, peccato. Ma è più lungo di quello degli esami del sangue, Sara. Cosa stai facendo? Sì. Vuoi scappare? Sto facendo addosso. Let's go. Com'è, Sara? Silenzio. Sara? Ehi. Allora, per qualche secondo non ha risposto, ma poi si è reso conto che effettivamente non faceva così male. Niente, ragazzi, abbiamo perso. No. Sara, ce la vuoi fare a provare? Allora. Già smonta, Sara. Tu non hai capito che ci eravamo messi d'accordo, adesso prendendo un giro quando ha dato che era il punto più doloroso. Veramente? Sì. Va bene, dai, l'ha scoperto. Ci stava a mettergli quell'ansietta prima di farlo. È un percorso, ecco. Crei un percorso. Ah, qui fa più male. Esatto. Porca manca. Ok, non sei ancora arrivato al punto. Quando arrivi proprio alla scritta quella lì, lì fa un po' male. Ora con lo scritto dovrebbe essere il punto che fa un po' più male. Ora in questo esatto momento, com'è? Sarà? Come lo sento tanto. Te l'ho detto così. Però sai che è sopportabile. Sì, cioè. È super sopportabile. Ce l'hai, Sara? Com'è andata? Benissimo, allora, dai. Impressioni? È stato molto figo. Sì? Qualche bomba? E questo è anche il suo risultato finale. Molto, molto bello. Sono contenta. Dai, anch'io, raga. Super figo, super figo. Quindi un applauso a Giuseppe, troverete il suo Instagram in descrizione. Se anche voi volete farvi un tatuaggio da lui, appunto, scrivetegli su Instagram senza problemi, super gentile, vi risponderà, è veramente un grande. Ma ora è arrivato il momento di vedere la reaction di Zerbian Puppy al nostro tatuaggio. Loro non sanno nulla, raga, non sanno niente. Quindi secondo me gli piace. Anche secondo me gli piacerà un sacco. Allora, innanzitutto ti diciamo una cosa. Non siamo andati in realtà a mangiarci una cosa, ma siamo andati a farci un tatuaggio insieme. Te lo giuro. Eccolo qui. Guarda. È pennarello. Ma che pennarello? Ma una pennicola, guarda che fa male. Che è? Ma parliamo di robe serie, oh. Ma perché non hai detto niente? Cosa c'è scritto? Non togli la pellicola, non stoglio, ma tu non sei mica un esperto del tatuatore. Tra l'altro non sai quanto ho sofferto io che ho paura degli aghi. Quindi su Benevens. Ma veramente o? Oh? Ma è serio? Ti giuro non è uno scherzo, non lo faccio serio. Ci sta, non è brutto. È brutto? No, però. Bellissimo. Cioè, spaccano, Almeno l'avete fatto insieme. Esatto. Piace. Perché non l'avete detto prima? Perché siamo andati in casa! Esatto! Adesso quando lo viene a sapere la mamma poi ne parliamo. Ma la mamma dov'è? La mamma è su, che sta... Andiamo. Zerbian Puppy l'ha presa abbastanza bene, mia mamma non voleva farsi riprendere, ma... Abbiamo fatto un tatuaggio, non ti interessa vederlo? Dai! Lo vedrai dopo! L'abbiamo ripresa dopo di nascosto. Oh, bello così, un po' stilizzato. Sì, vedo, ma fammi con la tatuaggio su. Sì, ce l'ho uguale, non vedete cosa è. Un po' più sottile? No, invece. Raga, allora, il discorso no. È questo. Te l'abbiamo fatta! Allora, sei incazzato oppure no? Dai, ti piace oppure no? Secondo me potevate farlo più piccolo. Mia mamma voleva che lo facessimo più piccolo. Vabbè, solite cose, dai, più piccolo di così, ragazzi. È una scritta, dai, no, non è grande. Ok. E adesso E aspettare perché ovviamente non lo sapeva. Però dai, tutto sommato lo hanno presa anche abbastanza bene. Sai qual è il problema? Che io ho già troppe cose piccole. Quindi vorrei avere una cosa un po' grande, capito? Il cervello è piccolo, tu. E perché dai. Il pisello, il cervello. Esatto. Cazzo. Ha provato oppure no? No, perché dovevamo farlo insieme primo, avevamo detto. E mi hai fregato, mi hai fatto così. Madonna, che bocchettino. Oh, mamma mia, che schifo. Che bocchettino. No, secondo me dovevate farlo più piccolo. Adesso, sinceramente... Tanto io non parlo con una che ti si è rotta... Chiaramente anche voi fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate del tatuaggio. E se volete vederlo meglio passate sul mio Instagram Zerbian Official, perché tra poco posterò una foto fatta per bene del tatuaggio, sia mio sia di Sara.